Bentornati su Rete 8, bentornati nella mia cucina. Sono contenta che veramente tutti i giorni ci seguite, ci scrivete sulla nostra pagina Facebook, vi ringrazio veramente tantissimo. Allora, oggi faremo una ricetta perfetta per i nostri bambini, anche se non è sabato, visto che siamo in casa e abbiamo tempo per sperimentare, io ho cercato, attingendo anche sul web, a diverse ricette dei pangoccioli, però in realtà mi sembravano tutte molto complicate, molto lunghe, grandi tempi di lievitazione, per cui ho assemblato una ricetta che posso definire completamente mia. Faremo i pangoccioli, quei panini tanto amati dai nostri bambini, praticissimi per fare merenda, per colazione, anche da portare a scuola quando si tornerà, perché a scuola si tornerà, è solo questione di tempo e pazienza. Siamo all'inizio della settimana santa e sicuramente in questa settimana prepareremo tanti piatti della tradizione. Io so che siete veramente tutti bravissimi con i piatti tradizionali abruzzesi, vi invito a mandarci le nostre foto perché sarà mia premura pubblicarle a fine puntata, le foto di Pasqua, quindi mi raccomando, resto in attesa sulla nostra pagina Facebook Chef in Cucina Rete 8. Detto questo, vi do la mia ricetta dei pangoccioli, che è veramente semplicissima, una ricetta che si riesce a fare con 3 ore al massimo, perché richiede solamente 2 passaggi di lievitazione, molto simile a quella dei panini all'olio che abbiamo già fatto insieme. Allora, qui ho 500 g di farina, 250 g di farina Manitoba e 250 g di farina 00. Qui invece ho 110 g di zucchero. Quindi la prima operazione che faccio, vado a mescolare i 500 g di farina con i 110 g di zucchero. Vi ricordo poi inoltre che il riepilogo di tutti gli ingredienti è a fine puntata, e mischiamo per bene le farine con lo zucchero. Poi abbiamo del lievito, in questo caso un lievito di birra, lo aggiungiamo e a questo punto procediamo inserendo l'acqua, ne sono 250 g, e uniamo il burro. Questo è un burro che io ho fatto sciogliere nel microonde, quindi insomma deve essere abbastanza liquido, in questo modo, e ne sono 60 g, quindi non moltissimo, e inseriamo tutto all'interno. Iniziamo ad impastare con le mani in questo modo, e a questo punto aggiungiamo delle scagliette di cioccolato. Sarebbe meglio mettere proprio delle goccette di cioccolato, delle gocce di cioccolato. Io non le avevo perché le gocce sono più leggere, quindi aiutano la lievitazione. Io avevo del cioccolato fondente, l'ho semplicemente tritato e lo vado ad inserire all'interno. E iniziamo ad impastare mescolando il tutto. Saranno dei panini dolcissimi, perfetti per colazione, veramente, anche proprio da mangiare così, in maniera semplicissima. E impastiamo piano piano. Ecco, io farò questa operazione nel contenitore perché insomma voglio farvi vedere come effettivamente sia veramente semplice e veloce questa ricetta, perché insomma la semplicità e la velocità in cucina sono fondamentali, magari in questi tempi un po' meno perché siamo più a casa, ma quando torneremo al lavoro, alle nostre abitudini, dobbiamo sempre fare i conti con il tempo. Vedete, è un impasto veramente semplice, semplice, ma vi posso assicurare di gran gusto. Ecco, dobbiamo far incorporare tutta la farina. Ecco, io adesso passo un pochino sul tavolo, giusto per dare l'ultimo tocco, ma come vedete, insomma, l'impasto è quasi pronto. Ed eccolo qui il nostro impasto dei pangoccioli. A questo punto lo riponiamo in un contenitore di plastica e lo lasciamo lievitare per 1 ora e mezza, anche 2 se abbiamo tempo. Ebbene, sono trascorse 2 ore di lievitazione. I nostri pangoccioli, come potete vedere, sono perfettamente lievitati. A questo punto che si fa? Trattamento di bellezza alle nostre mani. Le ungiamo per bene con olio rigorosamente d'oliva, come sapete mi piace fare moltissimo questa operazione, e facciamo dei piccoli panini. Ecco, guardate, l'impasto è veramente lievitato perfettamente, no? Quindi veramente
piccolini, come abbiamo fatto per i panini all'olio. Ecco, vedete? Di questa dimensione. Ecco, tra l'altro io ho forzato un pochino la lievitazione in forno e quindi praticamente il cioccolato si è anche un po' sciolto. Sono venuti ancora più belli. In questo modo. Ecco qua. Ecco qua. Mi raccomando, mani sempre ben unte. Vedete, veramente l'impasto è molto molto morbido e così deve essere. Ed eccoli qui, con questa dose vengono 12 panini e a questo punto lasciamo lievitare per un'altra oretta. Bene, sono trascorsi circa 20 minuti ed eccoli qui, i nostri pangoccioli. In realtà sono quasi delle brioscine, dolcissime, con delle gocce di cioccolato. Come potete notare, il cioccolato si è sciolto leggermente e insomma ha colorato praticamente tutto l'impasto. Sono delle brioscine sofficissime. Ecco, io il consiglio che vi do, questi sono ancora molto caldi, vedete? La cottura... non dovete farli cuocere troppo, devono semplicemente colorire un pochino. Il consiglio che vi do, appena li tirate fuori dal forno, mi raccomando, poneteli su una grata in questo modo, perché altrimenti tireranno fuori l'umidità, un po' d'acqua e tenderanno ad ammollarsi. Bene, a questo punto non sarebbe necessario, ma a me lo zucchero a velo piace moltissimo e diamo giusto una spolveratina di zucchero a velo. E sono delle brioscine davvero perfette per fare la prima colazione, per fare la merenda, insomma veramente ho cercato di creare una ricetta che fosse semplice. Vi posso assicurare che il gusto è veramente ottimo e sono particolarmente apprezzati dai nostri bambini. Io vi ringrazio anche oggi per essere stati insieme a noi, vi ricordo come sempre che l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano, vi ricordo che su YouTube nella nostra playlist Chef in Cucina Rete 8 potete trovare tutte le nostre ricette e soprattutto le ricette dei nostri chef. Ne sono veramente tantissime, di ogni genere, vegane, senza glutine, innovative, tradizionali, c'è veramente di tutto. Ora ci sono anche le mie ricette casalinghe. Grazie per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani.